in Italia noi abbiamo una sfida importante, abbiamo le risorse, dobbiamo utilizzarle bene, rafforzare la medicina territoriale, in molte regioni era stata completamente abbandonata, dobbiamo migliorare la medicina di base, la medicina generale, dobbiamo rafforzare la prevenzione, di fatto anche quella tradizionale in questo momento è stata abbandonata per il Covid, sono milioni gli esami preventivi non fatti e quindi noi ci troveremo con patologie piuttosto tardive quando le diagnosticheremo, ma soprattutto dobbiamo rafforzare la prevenzione come strumento normale, non eccezionale, cioè non in casi di emergenza. Normalmente dobbiamo evitare che la gente si ammali e su questo siamo ancora in ritardo. C'è un pezzo del nostro paese che è stato fermo per un anno e mezzo, penso soprattutto a tutto ciò che ha a che fare con gli screening oncologici, alle prestazioni non erogate per quanto riguarda le persone con patologie croniche, quindi se da un lato bisogna ripartire, dall'altro bisogna recuperare e soprattutto bisogna, credo, essere tutti consapevoli di una cosa. Io non ci voglio, nessuno di noi vuole tornare a come stavamo prima del Covid, perché non è che prima le cose andassero molto bene. Quindi se qualcosa ci ha insegnato questa durissima fase è che dobbiamo cambiare completamente i modelli organizzativi di erogazione dei servizi e soprattutto bisogna puntare sulla semplificazione e sull'umanizzazione. Le persone devono avere un accesso semplice ai servizi sanitari che abbia rispetto anche della qualità del tempo che mettono a disposizione. Molti pazienti purtroppo hanno adesso meno salute su cui poter contare proprio perché sono rimasti indietro. Tanto si può fare in programmi di accelerazione, il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha dimostrato che se vuole può e adesso ci sono anche le risorse dall'Europa che stanno arrivando, quindi fondamentale disegnare la strategia corretta non solo per arginare questa pandemia, per recuperare tutte quelle malattie, quei pazienti, quei malati che sono rimasti indietro, ma per disegnare il Servizio Sanitario Nazionale del futuro, quello che deve essere pronto per i futuri rischi.